per i beni culturali, diretto e presieduto dall'onorevole Andria. Abbiamo qui uno stand meraviglioso, già con l'immagine logos che è stata scelta, la scuola. Dottoressa, ci racconti ancora? Forse lei ha conosciuto il dottor Eugenio Picella. La settimana scorsa eravamo lì per le associazioni delle istituzioni di cultura italiana e qua viene alla grande con delle proposte sempre innovative e sempre che fiancheggiano l'arte e l'archeologia.